Cari amici, benvenuti in questo nuovo browser game chiamato Travian Legends. Travian Legends è un gioco strategico in tempo reale che esiste fin dal 2004 ed è quasi più vecchio di me, quasi, perché non è che ormai ci corra molto, e che presenta più di 40 diverse lingue in cui potete giocare. Non credo che ci sia il Klingon, però potete sempre dare un'occhiata. In questo momento sono sulla schermata iniziale, ho appena creato il mio login e mi chiamo Kiri Eternalove. Devo scegliere la mia tribù da parte, perché grandi imperi iniziano con decisioni importanti. Sei un assaltatore oppure no? Sei una Kiria? Perché se sei una Kiria dovremmo creare una sezione apposta per te, ma non abbiamo tempo di farlo, quindi arrangiati. Allora, qui abbiamo i Galli, i Romani, che però sono più difficili da usare, c'è anche scritto difficile da giocare per i nuovi giocatori, e i Teutoni, che invece sono per i giocatori aggressivi e con dei tempi alti. Ma visto che noi siamo piccole creature chiriose, sceglieremo i Galli, che sono quelli più facili da utilizzare. Vi prego, non fate i battuti sui pollai. Ok, confermiamo, scegliamo i Galli. Allora, fortunatamente mi raccomando utilizzare la sezione sud-est del mio impero, quindi penso che sia il caso di dargli retta. Quindi sì, mi fido di te e scelgo il sud-est. Andiamo, vediamo cos'altro devo fare. Ok, la mia selezione è completa. Un altro clic e accetto la sfida. Ok, qui abbiamo questo signorino che mi spiegherà le cose da fare. Taskmaster, nome troppo formale. Dobbiamo trovargli un altro nome, chiamiamolo Tiburzio. Allora, Tiburzio, spiegami cosa devo fare per il tutorial. Aspetta un secondo, questa sarei io. Questa sarei io, ma non mi somiglia per niente. Io sono una femminuccia. Chi è sto tipo inquietante? Cioè, ma ven via. Ma seriamente, ma non è possibile. Ma non posso neanche decidere se sono una ragazza. Ma io boh. Vorrei ben dire, ecco, intanto cominciamo col fatto che sono femmina, che sinceramente mi trovo più a mio agio. Ok, direi che così va molto molto meglio. Almeno sono diventata femmina e quindi posso concentrarmi meglio sul resto del gioco. Abbiamo tante cose da fare, cominciamo a seguire le missioni, ovvero finire il livello 1 del bosco. Ok, e ho costruito il bosco a livello 1. Devo comunque attendere la fine della costruzione. È uno di quei tipici giochi in cui c'è un tempo d'attesa da rispettare per fare in modo che le cose avvengano, un po' come Shakespeare in Fidget, no? Che dovete costruire le cose, la fortezza, e attendere che siano finite prima di poter andare avanti. Ok, adesso la seconda missione è di ampliare il bosco a livello 2, quindi adesso sto facendo tutte le quest iniziali che servono appunto per dare il via all'avventura. Per esempio, adesso mi chiede di costruire un campo di grano e noi costruiamo il campo di grano. Man mano che fate le missioni verrete ricompensati in modo da avere più oggetti, più risorse per poter andare avanti naturalmente. Adesso devo utilizzare me stessa perché sono l'eroe e dire che sono una brava persona e che quindi io produco un sacco di cose, quindi vai, ciao, perché sei brava e adesso funzioni meglio. Quindi piano piano mi sto potenziando, adesso sto avendo anche più risorse e sono al 100% della salute ma al 0% dell'esperienza, che significa che la mia povera piccola Kia dovrà allenarsi un sacco. Allora, questo è il mio villaggio. Nel villaggio posso utilizzare degli spazi per costruire nuovi edifici. Per esempio, stavolta dovrei costruire un bel magazzino dove stoccare le risorse. E infatti, ecco il magazzino che sta arrivando. Ma ovviamente non ho finito. Adesso è il momento di costruire una base militare. Ovviamente la base militare mi servirà per poi andare a fare il cubetto a strisce a tutte le altre brutte creature che vorranno attaccarmi. Quindi dai, base militare, costruisci, che tra un po' forse avrai finito. Tadam! Costruzioni terminate! Già questo posto sembra un pochino meno squallido. Kiriam, è il momento che tu parta per l'avventura. C'è proprio un pulsante qui vicinissimo a dove stai te, dove c'è scritto dove andare in avventura, quindi vai piccola Kiria, vai. Vai che ci si rivede un po' di tempo. Mi raccomando, tornami viva, eh. Ciao. Ok, mi hanno inviato una lettera per dirmi che Kiria è morta. Eh no, è andata così. No, scherzo. In realtà è riuscita a sopravvivere ed è riuscita persino a prendere un cavallo come bottino. Quindi mi fa molto piacere sapere che Kiria è sopravvissuta, almeno per il momento. Però no, si è ferita. Devo andarla a curare subito. Kiria, dove sei? Ti voglio curare. Questo è un unguento che serve a curare le Kirie, quindi andiamo a curare le Kirie. Usa uno solo, penso dovrebbe bastare, spero non sia disintegrata così tanto. Adesso Kia dovrebbe essere in perfetta forma, meno male che bastava quello per riprendersi. Va bene, abbiamo fatto il tutorial, quindi adesso abbiamo qualche costruzione in più e una Kiria che è ancora in viaggio, ma si è fatta leggermente male. Comunque aspettiamo che torni in maniera completamente tranquilla. Qui ci sono tutte le quest che potrei fare prossimamente, comunque facciamo in modo che il villaggio vada un pochino avanti.
Il tempo ormai è passato e finalmente il mio villaggio sembra un pochino più decente. Avete visto quante cosine carine che mi sono costruita? E tu che cosa vuoi? Sì, lo so che ho fatto un sacco di missioni e che dovrei riscuotere i premi, cosa di cui mi sono assolutamente dimenticata. È vero, ogni volta che si fa una missione bisogna poi andare a prendere il premio che uno si è meritato. Io non l'ho mai fatto. Cioè, vi rendete conto di quanti regali che non ho ancora preso? Oh, sembra che sia Natale. Oddio, manca poco a Natale. Mancano soltanto 2-3 mesi a Natale, non ci voglio neanche pensare ancora. Parliamo delle risorse. Come vedete, qui ci sono le risorse che sono completamente piene. Forse questo è dovuto al fatto che qui ho potenziato più o meno tutto, soprattutto il grano, perché questi disgraziati che abitano qua dentro dovevano pur mangiare ogni tanto. Quindi qui ho fatto tutto quello che dovevo. Adesso devo portare tutte le mie risorse a livello 2 e mi sa che ci vorrà un po' di tempo, perché sono abbastanza veloci a ricrearsi le risorse, ma non istantanee. Intanto guardiamo la piccola Kira che va in giro a cavallo e con le gabbiette per catturare le pecore, che cosa sta combinando. Sta morendo ogni giorno che passa un po' di più, perché quando va in missione poi si ammazza da sola, ma non importa, l'importante è che continua ad andare all'avventura. Credo che non sia molto intelligente mandarla nelle avventure troppo pericolose, perché poi crepa, quindi mandiamola all'avventura più facile, così almeno ce la leviamo di torno per un po' e ciao, ci rivediamo qui tra 40 minuti. Nel frattempo vi faccio vedere come ho potenziato il mio villaggio. Qui al centro abbiamo il palazzo pubblico, che funziona come quasi in qualunque gestionale, in cui c'è un edificio centrale. Quello l'ho visto sia in Clash of Clans che in Shakes and Fidget, una cosa piuttosto tipica, e tutti gli altri edifici intorno che dipendono sia dall'edificio principale, dal palazzo pubblico in questo caso, che da tutti gli edifici che sono comunque relazionati fra di loro. Per esempio, se io volessi costruire qualcosa di diverso, potrei costruire la dimora dell'eroe. Andiamo a costruirla e adesso lasciamola crescere. Se volete potenziare la costruzione istantaneamente, potete usare queste monetine d'oro che ci sono, altrimenti dovete semplicemente aspettare. Se io invece volessi costruire altre cose, magari devo aspettare ad avere altri requisiti. Ecco, per esempio qui per costruire la segheria vuole il bosco a livello 10, il palazzo pubblico a livello 5. Fortunatamente ve lo dice che cosa potete costruire. Ecco, per esempio questi edifici qui li ho tutti bloccati al momento, perché sono tutti troppo potenti per me. Vediamo se c'è qualcosa invece per i soldati da poter costruire. No, assolutamente no, non ho ancora abbastanza costruzioni. Vediamo le infrastrutture. Le infrastrutture richiedono un palazzo pubblico di livello molto più alto, quindi per il momento non posso costruire molto, però posso cercare di potenziare il palazzo pubblico, quindi chiederò una monetina per poter attivare la costruzione del palazzo pubblico e ci si rivede qui tra 2 ore. Adesso diamo un'occhiata agli attributi di Kira, che è l'eroina di cui stiamo parlando. Come potete notare, qui ci sono, vabbè, il cavallo, e ovviamente perché non è che può andare sempre soltanto a piedi. Mi chiedo un'armatura quando la troverò, ma spero prima o poi di trovarla. Ma soprattutto qui abbiamo gli attributi, che possono essere ampliati man mano che vengono dati punti quando salgo di livello. Al momento ho preferito investire un po' di punti nella forza combattimento, perché alla fine quando la mando in giro vorrei che non mi morisse male, ma che riuscisse a uccidere i nemici prima che la tocchino. Però l'ho messo anche un po' di bonus attacco e bonus difesa. Il bonus risorse sono le risorse che può produrre lei e che effettivamente potrei cambiare. Al momento sta producendo 30 di tutto, potrei anche decidere ovviamente di fare in modo che produca soltanto un oggetto. Invece in questa schermata si possono vedere la salute, che si rigenera del 10% ogni giorno, e l'esperienza, quello che le manca per salire di livello, un pochino le manca ancora. Qui si può personalizzare la faccina, mi ci sono divertita un sacco a fare questa cosa, e queste sono le avventure in cui posso mandarla a morire male. Qui abbiamo anche delle aste. Ecco, per esempio, a me piacerebbe tanto avere delle armature prima o poi, ma spero di trovarle anche in altri modi, un giorno o l'altro. No, fanno delle offerte che sono veramente esagerate, non me la sento di fare nulla del genere, quindi aspettiamo ad avere più risorse per poterlo fare. Un'altra cosa divertente che potrei fare sarebbe quella di, visto che ho un'ambasciata, di stringere delle alleanze. Quindi la mia domanda è: qualcuno di voi sta giocando a Travian Legends in questo momento? Qualcuno di voi vorrebbe stringere alleanza con me? Perché qualcuno mi ha dato un invito di stringere alleanza, ma io non so chi sia, e invece preferirei diventare alleata con qualcuno di voi. Quindi se qualcuno di voi sta giocando, mi farebbe molto piacere che mi invitasse, così possiamo cominciare a stringere alleanze. Qui ci sono un sacco di cose che dovrei completare prima o poi e ancora non l'ho fatto. Ma aspetta, che sta succedendo al mio account? Dove è andato il mio personaggio? Dove è andato il mio villaggio? Ma cosa? Travian? Path to Pandora? Seleziona la tua tribù? Egiziani e Unni? E questa dove cavolo sono saltati fuori? Quindi non soltanto adesso ci sono i Galli, i Romani e i Teutoni, ma ci sono anche gli Egiziani e gli Unni. Sai che cosa? Stavolta voglio fare qualcosa di sciocco. Quindi diventerò una regina Unna e andrò a uccidere tutti. Speriamo che Mulan non mi trovi.
Quindi conferma l'avventura e vai. Andiamo a nord-est, costruiamoci un villaggio e giochiamo adesso. E si ricomincia con un villaggio appena... No, no, chi è sto tipo? Chi cavolo sei tu? Non mi piaci neanche un po'. Lo sapevo. Iniziare una nuova avventura significa fare schifo, quindi non mi resta altro da fare che farmi tornare carina. Ok, adesso direi che va molto, molto meglio. Ma che cosa è successo esattamente? Perché adesso sono in questa nuova modalità? Perché adesso c'è scritto Path to Pandora? Forse tutto ciò è dovuto al fatto che Travian ha appena compiuto 11 anni e quindi vuole festeggiare in questo modo e ha aggiunto queste nuove classi, ovvero gli Unni e gli Egiziani. Travian Path to Pandora è un evento che è comparso per festeggiare, quindi se volete giocare insieme a me in questo evento e diventare un Unno che costruisce e distrugge tutto quello che trova, vi consiglio di cliccare sul link in descrizione. Vi ricordo che questo gioco è assolutamente gratuito, che il mio palazzo pubblico è bellissimo, non vedo l'ora di ampliare. Sono tipo 4.000 edifici da costruire, non vedo l'ora di stringere alleanze con tutti voi, quindi mi raccomando, appena il mio villaggio sarà un pochino più grande vi aspetto per rifare tutto. Il fatto che debba ricominciare da capo mi rattrista un po', ma mi sembra una grandissima figata tutto questo. Parliamo di che cosa accade al vecchio account una volta che uno cerca di fare accesso con il nuovo. Non è che si disintegra completamente, semplicemente avrete il vostro account primario, tipo la mia prima Kiria in uno dei server italiani, e poi c'è questo server magico che è il Path to Pandora, che è quello che appunto vi sto dicendo che è l'evento. A questo punto fate accesso con un account nuovo, purtroppo non potete importare il vostro vecchio account esattamente come ho fatto io, e fate in modo di entrare da questo server. Una volta entrati avete accesso a tutte le caratteristiche che c'erano nell'altro server, con la differenza che adesso potete scegliere anche un popolo egiziano oppure uno, come ho fatto io, che mi sono complicata la vita scegliendo uno dei più difficili da gestire. Uno degli obiettivi principali di questo gioco, anche se al momento sono troppo giovane per farlo perché ovviamente ho appena aperto il mio villaggio, è quello di conquistare altri villaggi di altre tribù. In Path to Pandora, che è quello che stiamo giocando adesso, il villaggio che si viene a conquistare non cambierà tribù. Per esempio, io che sono un villaggio Unno, se vado a conquistare un villaggio gallico, mettiamo per esempio che faccio guerra a me stessa, se non fosse che siamo in serve differenti, a quel punto mi ritroverò in un villaggio in cui non potrò costruire i miei specifici edifici per il semplice fatto che quelli sono dei galli, però potrò comunque utilizzare le loro truppe. Il problema però è che se mando delle truppe galliche a conquistare altri villaggi saranno altri gallici, quindi la cosa si complica, quindi attenzione a quello che utilizzate, a quello che conquistate. Per quanto riguarda l'eroe invece, Kiria è una, resta una, distruggerà tutto quello che troverà perché è brava a fare quello e quindi non si farà conquistare, e anzi può trasportare anche le truppe dell'avversario sconfitto in giro dove gli pare, però potrà trovare soltanto oggetti appartenenti alla sua categoria, quindi un eroe uno potrà trovare soltanto oggetti degli Unni e non anche oggetti delle tribù conquistate. Purtroppo tutto questo per la cara piccola Kiria per il momento rimane soltanto un sogno, perché ahimè dobbiamo ripartire da zero, perché ancora non abbiamo capito nulla di quello che dobbiamo fare. Siamo degli avventurieri appena spawnati e tra l'altro dobbiamo anche tagliarci i capelli perché non mi piace minimamente come gliel'ho fatti. Comunque spero prima o poi trovare dei vestiti o almeno un gatto cavallo che mi serve per spostarmi meglio. Detto questo, mi raccomando, se volete entrare il link lo trovate in descrizione, lo sapete che la descrizione è un mondo magico pieno di bellezza, venite a giocare con me, facciamo alleanza, andiamo a fare cubetti a strisce a tutti gli altri giocatori. Grazie a tutti e alla prossima con Kiria avventuriera che riparte da zero e ta-da-da! Ciao! E mi raccomando, se vedete una Kiria in giro, è come non averla vista, tanto sono praticamente disarmata. Ciao ciao!